realtà questo è un esempio di animazione procedurale, non può essere umana, ovviamente. Nessun umano può fare keyframe su queste scale. Quindi è una plugin non commerciale, sviluppata apposta per questo progetto, che è arrivata alla terza serie, quindi si trova anche il Blu-ray del, con varie viste fatte all'interno di Max. E c'è una plugin che rifà le scale musicali a seconda dello spartito, quindi parte al contrario, hanno fatto lo spartito musicale e poi vengono generati keyframe. Dunque è possibile combinare diverse scale che sono effettive, eh? Guardate la spaziatura. Voglio dire, non c'è nessun umano che fa i keyframe di una roba di questo genere. C'è una plugin per Max che esamina lo spartito e a seconda delle note crea i keyframe, quindi al contrario. Può fare anche da sigla di presentazione, no? Ok. Comunque, se cercate di music, ne trovate anche altre di questo tipo. E ce n'è una particolarmente bella, che è questa qui. Quindi se vi affascina, e come non potrebbe, sul design, sulla fase concettuale. Di cosa abbiamo, ne abbiamo parlato con lo storyboard, piuttosto che altre componenti. E anche di questo, se riesco, perfetto. Ok. Allora. Allora, questo è l'ambito, cioè come appaiono le tavole da storyboarding, ma anche tavole di preparatore su una sequenza di animazione. Quindi se non ho proprio superfici molto estese, si possono anche riassumere in questo modo. Ma questo è anche parte del materiale che generalmente vi viene fornito dall'agenzia, compresa, ne abbiamo parlato, di questo non abbiamo visto nulla, le tavole del colore. Cioè uno storyboard invece dove ci sono le dominanti e dove a colpo d'occhio posso sapere quali sono i colori principali sia dei fondali che dei personaggi di tutta la produzione. Anche perché devo sapere se ci sono altri personaggi che possono interfacciarsi senza problemi cromatici o comunque sia di colori complementari piuttosto che di discorsi sui cromatismi di tutta la produzione. Per cui ho bisogno anche che questo venga fatto insieme allo storyboard. Cioè anche la componente che riguarda la colorazione di tutti quanti gli aspetti. Ne abbiamo parlato ma non abbiamo visto esempi su questo, e anche se stiamo ancora in produzione, allora vediamo un po'. Ok. Allora, per la modellazione il discorso è usare principalmente ZBrush. Ovviamente qui non è il solo e ZBrush si interfaccia con tutti i pacchetti 3D, 3D Studio Max compreso. Abbiamo detto che viene utilizzato... Come prima cosa andiamo a cambiare il materiale dell'operazione Mesh, che è lavorare o ingrossare le parti desiderate. Okay, la possibilità di usare dei riferimenti, insomma la bozza per un cerco di ricreare un po' le sembianze di un teschio, come se dovessi aggiungere un poco alla volta le fibre muscolari e di conseguenza poi la pelle attorno alla mia scultura. La procedura che si sta facendo qui su ZBrush la mascheratura, questa pallina. In dettaglio lunedì, comunque poi adesso, se vi interessa anche questo video è gratuito su YouTube, aggiungiamo una cavità come introduzione. In realtà potete utilizzare qualunque software per modellare, ma abbiamo detto che nessuno ci consente questo tipo di plasticità e di velocità, ma anche di complessità in tempi diciamo accettabili o comunque i più veloci possibili. In realtà con ZBrush vedete sempre molto di mostruoso o di esagerato,
perché l'umano normale è piuttosto semplice ed è piuttosto monotono, quindi ovviamente lo si fa come parte introduttiva e poi ci si diverte a disperdere o a estendere moltissimo questo tipo di problematica di realizzazione e i videogame soprattutto. Sì, se ne avvalgono in pieno, diciamo Halo, ma anche BioShock, comunque le maggiori produzioni, ultime, penultime o terzultime, quindi negli ultimi 3-4 anni, si avvalgono prevalentemente di questo software. Il fatto che vedete molte donnine piuttosto formose è dovuto al fatto che il 95% degli operatori sono maschietti, quindi ovviamente proiettano sull'altra componente, il che non vuol dire che non ci siano anche bravissime modellatrici donne. Questo l'avevo fatto vedere ieri come anticipazione, quindi non lo rivediamo più, ma il discorso di modellazione rientra in quello generale di fare grafica e fondamentalmente ho degli strumenti, in questo caso dei pennelli, in caso di ZBrush avete delle primitive o comunque delle procedure e devo scomporre delle forme complesse in forme meno complesse. È chiaro che ci sono vari metodi, ma mai e poi mai un modello di questo genere, anche in ZBrush, sorge in questo modo e con dettagli rifiniti. Si parte sempre da forme molto molto semplici. Queste sono delle sferette che vedremo lunedì in azione, per cui mentre tiriamo il fil di ferro, anche le palline, diciamo, di creta digitale vengono attaccate a questo fil di ferro. Quindi, di nuovo, ZBrush è potentissimo perché utilizza tecniche tradizionali, quindi applica su computer cose che si fanno normalmente con la creta piuttosto che il fil di ferro, piuttosto che il disegno anatomico e cose di questo genere. Per cui è potente perché non reinventa un modo per fare l'estrusione sul percorso che magari avete visto su Max o delle primitive, ma utilizza gli stessi paradigmi dell'arte classica. E poi, anche ieri ne abbiamo visto qualche esempio, la cosa interessante è che siccome possiamo passare dal livello più basso al più alto, possiamo dare luogo a delle linee evolutive. Quindi se devo fare una tribù di alieni piuttosto che di creature, non è che ogni volta ricomincio da capo anche nel procedimento iniziale delle sferette, ma posso introdurre delle modifiche a dei livelli precedenti e dare vita a delle linee evolutive. Sembra quasi, il termine più giusto è proprio una sorta di staminale, di scultura staminale. Cioè voi avete delle sorgenti iniziali e poi da lì vi potete diramare. L'altra cosa interessante è anche quello di imparare con i volumi come si fa la figura umana piuttosto che altre componenti, è che una volta che l'avete fatta la prima volta, la salvate e da quella potete derivare velocemente tutta una serie di altre figure, ad esempio quella femminile, vale anche per il contrario, oppure quella bambino, in qualche maniera cambiando le proporzioni senza ricominciare da capo. Quindi lo stesso modellatore può farsi delle sculture che sono delle linee staminali base, per cui se sa che deve fare 200 guerrieri diversi per Halo, sa che parte da una stessa radice e poi li deriva. Se sa che deve cambiare solamente il viso, farà questo solamente sui tratti del viso, non c'è bisogno di toccare per forza il corpo, o comunque non ricomincia il lavoro da capo. Quindi è efficiente anche perché molti di questi processi non sono reiterabili in produzione, lo sono da studenti perché bisogna diventare veloci, ma poi sono estremamente veloci. Ancora, ci sono moltissime librerie di figure ben fatte, anche da modellatori e da anatomisti, gratuiti, che vengono regalati e che si possono utilizzare anche per scopi commerciali, e per cui velocizza anche questo, ovviamente, la lavorazione e non si va incontro a nessun problema di copyright, a meno che non viene specificato, in alcuni casi lo fanno, che il materiale viene regalato ma solo per scopi didattici, non per scopi produttivi. In quel caso si è tenuti a non utilizzarlo per fare produzione, ovviamente. Allora, la scomposizione di forme complesse in forme semplici vale nella modellazione, ma vale in tutto il 3D, vale nella composizione della scena, vale nell'animazione, vale nella definizione del texturing, vale nella luce. Tutti gli aspetti sono analizzabili dal punto di vista della suddivisione della complessità. Quindi anche quando ho forme molto complesse o comportamenti molto complessi, imparo a suddividere in sottoparti progressivamente più semplici. Il più semplice è
quello immediatamente approcciabile, quindi varia da operatore a operatore, però anche su questo occorre allenarsi ed avere una forma mentis. Per cui all'interno dei corsi, sia base, avanzati o di altro genere, solitamente si coagulano tutte le materie e tutti gli esempi, ZBrush, il pacchetto 3D, Photoshop, con una catena evolutiva che parte dalla sigla di una trasmissione televisiva che è fatta per lo più solamente da font 3D, quindi lettering, e che i pacchetti 3D tutti consentono di importare come font, ad esempio Illustrator o come altri formati, e di cui si fa un'operazione che si chiama 2D e mezzo, perché non è proprio un 3D, che è l'estrusione del font. Dopo questa componente si fa la stessa cosa con il logo, o il logotipo, e in qualche modo questo è la fase iniziale di quello che chiamiamo motion graphics. Il motion graphics, in soldoni, è la grafica che sta dietro le sigle, generalmente televisive, e sono fatte da un testo, il nome della trasmissione, e da un logo, che può essere più o meno la ruota della fortuna gigante, a esempi o loghi che cambiano da trasmissione in trasmissione. Per cui questo inizialmente, ovviamente, non si impara partendo da questo tipo di cose, anzi, questo è l'ultimo, l'umano. È la figura più, o la creatura organica, è la figura più complessa in assoluto. Tenete anche conto che non ha importanza se uno studia a Roma, Los Angeles, per suo conto o d'altro, nel senso che la tesi di laurea finale, diciamo il 110 e lode, diciamo la completezza del percorso, è dato dal fatto che sappiate modellare, texturizzare e animare figure organiche. Quindi l'umano, l'espressione facciale, il drago e anche altre creature che abbiamo visto in parte ieri, che adesso riprendiamo, sono la fase finale di questo percorso. Per cui non ha senso che imparo velocemente a modellare o a fare concept di un drago se non so fare lettering con un testo, perché molto del mio lavoro, in Italia il 70% insieme a quello architettonico, è fatto da motion graphics. Quindi magari il drago e l'umano vi capiterà raramente, ma il lettering e il logo molto frequentemente. Per cui se dovete pensare inizialmente a guadagnare e a vendere il vostro prodotto, dovete assicurarvi di stare più sulla prima parte. Tra l'altro in questo c'è Cinema 4D, che è un software un po' fuori da certi schemi e modalità, che è un vero e proprio standard del motion graphics. Tra l'altro lo utilizza Sky a livello internazionale. È interessante vedere che Sky UK, quindi Sky dall'Inghilterra, dà a Sky Italia dei format e delle sigle. Pensate alla Formula 1, ad esempio, per chi di voi la segue, o altre trasmissioni, non solo il calcio, che hanno già diciamo delle gabbie d'ingombro piuttosto che del lettering. È chiaro che deve essere tradotto in italiano e dovrei mettere gli scudetti italiani e non quelli inglesi, ma loro uniformano dal logo, diciamo, globale alle sigle di trasmissione da nazione a nazione. Questo intanto fa sì che l'immagine dell'emittente sia uguale in tutto il mondo, ma poi pensate alla velocità e all'economia nel fare questo. Non è che ogni nazione da zero si rifà le sigle. Quanto tempo ci metterebbe? E poi ci sarebbe una difformità enorme. In questo modo hanno già le gabbie e le modalità, per cui questi sì si scambiano le scene. In questo caso è legale farlo, ovviamente, è interno, no? Tra società, quindi non ci sono esterni che fanno queste produzioni, ci sono grafici che vengono assunti per utilizzare questo tipo di software. Ed è incredibile, non solo in Sky, anche in Rai in parte, su alcuni dipartimenti, come questo software che fuori dagli schemi Autodesk e di altri schemi venga molto utilizzato in sede televisiva e quindi per fare motion graphics. Di nuovo, non vuol dire che non posso utilizzare 3D Studio Max, non posso fare uguale o meglio con un altro software come Maya, ma se l'emittente lo utilizza, mi sta chiedendo già un grafico che sia formato su Cinema 4D, è un prerequisito in qualche modo. Mi serve ancora per ribadirvi che non vi dovete fissare sugli strumenti. È come dire, so disegnare, va fuori produzione il pennello, e quel tipo di pennello o di setola o di colore che volete voi, e non disegnate più o non dipingete più. Non ha senso, ovviamente, no? Ci troveremo un po' più scomodi, ma comunque lo strumento, per quanto importante e centrale, è una cosa che cambia. Softimage, abbiamo detto ieri, software centrale importantissimo e anche molto avanzato, è in chiusura da parte di Autodesk per motivi aziendali e neanche lo rivendono ad altri, sebbene loro l'abbiano comprato da Microsoft prima e da Avid poi.
Lo terminano. Allora un operatore soft immagine che fa, cambia mestiere, non fa più grafica 3D, no, riconverte tutto in Maya o 3D Studio Max in un altro software. Quindi ci sono anche software che sono particolarmente veloci in alcuni ambiti. E Cinema 4D in ambito motion graphics sta avendo uno sviluppo enorme, è anche molto semplice da approcciare e soprattutto vorrei che vi ritrovate anche dentro Max o dentro Maya. È presente anche in cinema 4D. Ecco che quindi, se voi individuate delle materie come motore di rendering, come vorrei, nel momento che voi lo apprendete, potete fare rendering e illuminazioni dentro Maya, dentro Max, dentro Cinema, dentro SketchUp, dentro Rhinoceros, non necessariamente conoscendo profondamente questi software, cioè quelli centrali, ma il motore di calcolo. Quindi, questo discorso vale anche per ZBrush, se è così importante nella modellazione, nel momento che io lo conosco, lo posso interfacciare in collegamento con 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei software centrali che sono quelli principali. Solitamente uno, come può essere Max, come può essere Maya, come può essere Cinema 4D. E poi ci sono una serie di software collaterali, che non sono ancora delle plugin, ma sono dei software a sé stanti che si interfacciano e che di per sé stessi costituiscono una professione, una specializzazione. Ne vedremo a breve anche degli altri, ad esempio di generazione ambientale, vegetazione o terreni. Anche questi si interfacciano con i pacchetti 3D. Di più, tutte queste belle cose che state vedendo non sono renderizzate dentro ZBrush la maggior parte delle volte, alcune sì, ma ZBrush non ha un motore di calcolo per tutte le stagioni che vale per tutti. Quindi in realtà lo uso prevalentemente per definire i modelli e le texture, e poi ho di nuovo bisogno dei pacchetti 3D come 3D Studio Max, Cinema, Maya, eccetera, per renderizzare o animare. Quindi bisogna stare attenti nelle scelte, ma bisogna anche stare attenti a non pensare che quel software vale per tutto e soprattutto può anche succedere che vale per 10 anni della vostra vita e 10 successivi possa diventare un altro. Però nel momento che alcuni di questi, come ZBrush, ma potrei dire anche RealFlow, Marvelous Designer, Vue ed altri di cui vedremo esempi, di per se stessi da soli non bastano, quindi vi risolvono la modellazione, il comparto iniziale, vi risolvono in parte in tutto il texturing, ma poi dovete portare all'interno dei pacchetti principali per completare il lavoro. Se lavorate in team, ci sono persone che fanno solo ZBrush e quindi non si interfacciano direttamente con chi utilizza i pacchetti 3D. Ma anzi, soprattutto all'estero, l'operatore ZBrush si interfaccia con l'operatore Max se fa videogame, Maya se fa organico e visual effect, Cinema 4D, Lightweb se sta in Giappone o negli Stati Uniti per lo più, e Modo e così via. Lo stesso Softimage, ce ne sono anche altri. E quindi si ricercano anche figure che ad esempio sappiano fare i concept artist, ma che non sappiano solamente disegnare su carta, ma che magari sappiano anche disegnare con ZBrush. Quindi le figure esistono anche nelle singole competenze che stiamo descrivendo. In qualche maniera io vi sto rifacendo la pipeline, ma vi sto dando anche indicazioni su quelli che sono i team e anche sulle modalità con cui queste cose vanno acquisite. Ovviamente non ha neanche granché senso che voi impariate contemporaneamente ZBrush, Vue, RealFlow, eccetera. Prima vengono i pacchetti 2D e 3D principali, cioè Photoshop e Max, o Photoshop e Maya, Photoshop e il pacchetto 3D di lezione. Poi a questo aggiungiamo il video e poi aggiungiamo questi altri pacchetti che voi state vedendo. Ora, se siete generalist, sapete un po' di tutto, quindi questi pacchetti più o meno potete interfacciarli. Se diventate e decidete comunque di andare nella parte di specializzazione, uno di questi prenderà il sopravvento. E quindi in realtà il sapere come funziona Max o Maya non vi serve perché voi dovete utilizzarlo, ma perché voi vi dovete interfacciare con l'operatore che utilizza Maya o Max. E anche molte materie che si fanno in questi corsi, compreso il Photoshop piuttosto che il video, non vi servono necessariamente perché voi dovete comporre il vostro video, ma perché voi dovete consegnare i lavori in 3D a chi fa video,
o a chi disegna con Photoshop. Quindi ci sono ambiti di competenza e soprattutto vi dico anche per esperienza che in maniera pressoché rara, se non impossibile, una singola persona ha tutti questi strumenti al massimo dell'eccellenza, perché dovrebbe avere una ventina di vite per poterlo gestire, soprattutto iniziare dall'età di 6-7 anni per portarlo avanti. Per cui si tende molto velocemente ad andare nella sezione per cui si ha più interesse e che produttivamente vuol dire solamente quella per cui siete più veloci. Che vi piaccia o meno, e poi le due cose possono andare d'accordo, quello che più velocemente riesce a portare dei risultati. Allora, cosa succede quando siamo partiti dal disegno, abbiamo delle forme in qualche modo, che vedremo più tecnicamente e più all'interno dei software lunedì e martedì, ma comunque sia, poi debbo in qualche modo illuminare e dare dei materiali. Quindi ci sono altri compartimenti o dipartimenti. Questo è uno dei miei personali di specializzazione, cioè il look development o rendering, sistemazione delle luci. Insomma, mettere le luci è riduttivo. In realtà il motore di calcolo, di rendering e del software è l'argomento centrale che vi dovrebbe far scegliere il pacchetto fondamentale. Solitamente non scelgo 3D Studio Max perché lo utilizza l'80% dell'industria, sì, questa è una ragione, ma lo scelgo se sono veloce nel fare l'illuminazione e il rendering. Quindi i comparti di modellazione e animazione sono ancellari, aggiunti rispetto a questo. Personalmente trovo questa figura dello sviluppo dell'aspetto scenografico del rendering dell'immagine una delle più, diciamo, importanti, ma anche una delle più centrali su dare l'atmosfera, il mood, la comunicazione all'immagine totale. Quindi che cosa fa il capo della sezione o chi si occupa di questo compartimento? Lunedì e martedì ve lo faccio vedere proprio con degli esempi, disponendo le luci e comprendendo come arrivo a dare la luce a una scena. Però fondamentalmente si inizia facendo un controllo del modello, cioè se si stati bravi o no a mettere tutti gli aspetti che ci servono. E qui c'è un altro comportamento intrinseco, fondamentale. Modello solo quello che si vede. Quindi se di una chitarra appoggiata al muro non si vede la parte posteriore, non la modello. Lo so che è scioccante e che siete abituati a pensare al modello in toto. Sì, ed è giusto che lo studente lo faccia, ma dopo che ha capito che lo deve fare perché l'oggetto lo posso esplorare in tre dimensioni, deve anche capire che siccome questa scena mi serve per ieri, non ho il tempo di consegnarla velocemente. Per cui un paradigma è quello di limitarsi solo alle cose che si vedono, di più, solo alle cose che si vedono in base alla presenza della telecamera, quindi alla vicinanza della inquadratura. Ecco perché gli oggetti, al di là se magari nel videogame è un po' più difficile fare questo, perché io non so a priori come il giocatore girerà su un oggetto, quindi lì mi modello più o meno tutto, ma anche lì sappiate di una montagna, di un ambiente, chi va a vedere la base? Quindi non lo metterò la parte sottostante al terreno, faccio un'economia di poligoni. Per cui, tra l'altro, il modellatore puro deve anche assumere una sensibilità di efficienza, nel capire cosa serve alla scena. Allora, abbiamo detto che si acquisisce e si inseriscono solamente le cose che si vedono. Su oggetti semplici come travi o d'altro, è ovvio che le metto comunque tutte, ma su altri oggetti posso anche partire da una modellazione completa, ma nel momento che mi accorgo che l'inquadratura è solamente questa e che tutto il dietro non c'è, lo cancello, lo elimino o per lo più lo posso anche nascondere. Quindi eliminarlo nella scena, fare in modo che il motore di calcolo non impieghi molto tempo nel calcolarlo, però non cambia nulla nell'aspetto della scena. Poi c'è anche un altro aspetto, diciamo, di tipo dovuto all'osservazione. Per cui chi si occupa di questo dipartimento deve avere una sensibilità particolare nell'osservazione anche dei micro dettagli.
Voi siete abituati, per chi ha fatto un po' di 3D, per chi anche continua, a modellare ad esempio partendo da superfici geometriche. Quindi se io vi dicessi di rifare questa stanza, al di là di questo soffitto arrotondato, probabilmente partireste da dei cubi e mi tagliate questi cubi o questi parallelepipedi. Ok. Questo è già di per sé un errore, perché queste figure geometriche sono perfettamente allineate e dritte. Io non ho uno spigolo così dritto in nessuna parte del reale. Non ho neanche in questi oggetti di design, tra l'altro. Ma comunque sia, questi spigoli a 90 gradi sono la morte del realismo. Eppure ancora devo iniziare a illuminare e inserire i materiali. Ma se voi lavorate in maniera rigida, questi modelli non possono prendere le alte luci, o cosiddette highlight, cioè i punti di riflesso quando la luce è incidente. Per cui il modello deve tener conto anche a delle imperfezioni che ci sono all'interno della realtà. Deve tener conto delle imperfezioni funzionali e quindi anche di possibili sporcature o rovinature. Per cui il modello, una volta che si parte dalla... Non è sbagliato partire da primitive geometriche per approssimare una sagoma anche architettonica o un progetto architettonico. È sbagliato fermarsi alla geometria. Perché un artigiano, per quanto è bravo, per quanto è scossoline o altri artifici utilizza per fare gli spigoli, quasi mai riuscirà a farlo in maniera così dritta. Tenete conto che questa cosa qui vale anche quando facciamo, vi farò vedere degli esempi, ricostruzioni archeologiche di una villa pompeiana. A maggior ragione, i romani potevano avere gli strumenti per fare queste superfici o questi spigoli così netti e così vivi. E se c'è un errore di angolazione della geometria, nessun tecnico dell'illuminazione vi salva dalla resa, che non può essere fotorealistica, cioè indistinguibile, la più vicina possibile alla fotografia. Se sto facendo degli oggetti che non devono essere indistinguibili, anche il modello lo deve essere. Allora vi dico anche che il modello in realtà va definito nei dettagli e nella, diciamo, geometria in base a quanto è distante dalla telecamera. Quindi devo anche sapere, ecco l'importanza dello storyboard, di tutta la fase iniziale di come deve essere fatto il cortometraggio, come saranno le inquadrature, perché da quello dipende anche come sarà fatta la modellazione. E se sto attento a tutti questi dettagli, l'esecuzione di questi compiti è estremamente veloce. Se invece sto lì che di tutta la chitarra, gli strumenti, eccetera, sto occorrendo dettagli che neanche a livello formica o dalla parte posteriore nessuno vedrà, sto buttando del tempo. E in questo caso il tempo è letteralmente denaro perché costa migliaia di euro l'ora dei singoli operatori o software. Ok? Quindi in realtà per arrivare a renderizzare in questo modo, allora intanto si utilizzano delle sorgenti luminose come queste per inquadrare il soggetto, sia architettonico oppure un soggetto reale. Qui ci si rifà pari 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 alla tecnica tradizionale fotografica o di scenografia, per cui non si reinventa nulla. Se il fotografo o lo scenografo mette dei pannelli per aumentare la luminosità, noi facciamo la stessa cosa. In 3D mettiamo dei pannelli fuori campo per far sì che la luce rimbalzi e torni sul soggetto. Vi farò vedere anche che esistono dei moduli aggiuntivi all'interno dei pacchetti 3D che vi mettono il telo, quello che si chiama limbo in fotografia, vi mettono i faretti tutto intorno, ma anche già con le geometrie, i filtri davanti che si possono cambiare con delle mappe di Photoshop per replicare pari pari un set di fotografico. Un set di illuminazione classica, perché è il modo più veloce per controllare una scena. Per cui, o vi avvalete di un fotografo tradizionale, o sviluppate almeno il minimo che vi serve per poter mettere queste luci. Quindi all'interno noi abbiamo anche una serie di schemi, entrerò un pochino più nel dettaglio se vi interessa lunedì o martedì, ma questo è uno dei tanti, quello a tre luci. Si parla di luce di riempimento, in gergo in inglese fill, e di luce chiave, come la key light in quel caso. E anche alcune di queste producono ombre, altre no. Quindi sono le principali, che sono le portanti, ad esempio. Ma questi schemini servono per iniziare, in qualche maniera, a capire, a fare una illuminazione di qualità iniziale. Ma in realtà l'illuminatore, o comunque sia chi è preposto a questo tipo di
di dipartimento utilizza le luci base, soprattutto area light, piuttosto che spotlight, per disporle intorno al soggetto rispetto a cosa voglio comunicare. Quindi a monte ci sono in che ora del giorno siamo, cioè l'ambiente. Ci sono dei discorsi di comunicazione, cosa voglio comunicare con la mia inquadratura, che sia statica o dinamica. Dicevamo ieri che La vita di Pi è uno dei film migliori per imparare questo mestiere perché l'ambientazione è totalmente 3D. Quindi quando voi vedete il tramonto piuttosto che il tramonto con il riflesso sull'acqua, in 3D anche l'acqua comunque, c'è un regista che sta chiedendo, ok, adesso voglio che lo spettatore percepisca la gioia e quindi i grafici preposti al rendering devono dare nuvole basse, l'alba o il tramonto, quindi la luce arancione e cose di questo genere per dare l'atmosfera. Gli inglesi usano una parola intraducibile che è mood, che non è esattamente atmosfera o sensazione, o meglio, la sensazione di un'atmosfera. È la comunicazione totale, visiva di un ambiente. Ed è incredibile come in queste produzioni, sia 3D che parzialmente 3D, l'ambiente sia un personaggio, non è visto come uno sfondo, perché è uno sfondo quando i registi tradizionali vanno a fare delle riprese live e se vogliono dare l'impressione del tramonto o dell'alba, escono fuori all'alba o al tramonto. E ovviamente non è che possono così tanto decidere se è un'alba con tante nuvole o con poche nuvole, devono ripetere le uscite n volte con tutta la troupe e più o meno sperare che avvenga. E poi metterci anche un sacco di luci artificiali. Noi no, vedrete che possiamo decidere ora, latitudine, longitudine, un sacco di robe, cioè possiamo anche ipoteticamente estremizzare questi comportamenti. E di fatto in vita di Pi ci sono delle ambientazioni che in natura non esistono. Ci sono delle ambientazioni naturali che sono delle iperambientazioni, sono degli ipertramonti, ma non sarebbero replicabili in comunque. Ok? Quindi lì la grafica 3D assume un aspetto ancora più potente, perché già il cinema, il videogame, la comunicazione integrata ad alto livello riesce quando annulla la soglia di incredulità. Ma io non solo riesco ad annullarla, quindi non la percepisco più, sto dentro il film, ma addirittura moltiplico le sensazioni in qualche modo. È un trip, è una sorta di allucinogeno senza prendere sostanze, ok? È uno stato mentale. Per cui i registi, questo si rifà anche ai discorsi che diciamo ieri di comunicazione preventiva, queste cose non si improvvisano. È difficile che sul set compaia l'evento favorevole, succede una volta su mille. Questi eventi riescono quando vengono pianificati. Okay? Quindi il regista sa che una società che si chiama Rhythm & You, che ha fatto principalmente quel tipo di effetti insieme ad altri, può far sì che gli animali si comportino in maniera incredibile, ma anche le ambientazioni possono essere incredibili. E quindi chiede alla troupe di avere certi fondali di un certo modo. Okay? E questo succede quando il regista conosce queste tecniche, per cui stanno sorgendo nuove generazioni di registi che hanno fatto grafica 3D nella loro formazione, perlomeno per comprendere come possono utilizzare questi strumenti, perché non è detto, ovviamente nessun regista quasi mai fa questo tipo di effetti da solo, ma se non conosce che sono possibili non può richiederli neanche alla squadra. Ok? Quindi se si sa utilizzare, si sa illuminare, potete fare praticamente tutto. E tenete conto che come responsabili delle illuminazioni abbiamo il completo controllo della cupola celeste. Questa cosa che state vedendo si chiama Sky Dome o in alcuni casi Global Illumination ed è la sporcatura azzurrognola della realtà esterna. Cioè, non c'è solo il sole che ci dà, soprattutto d'estate, no? Si vede particolarmente. Poi qui nel bel sud, soprattutto con questi fondali bianchi, la frangia cromatica si chiama questa. Sapete
se andate in Sicilia o in Africa, ovviamente ancora di più, no? Il bianco abbacinante che dà indietro il colore puro, ma poi viene sporcato dal celestino, dal celeste. Questo celeste noi in gergo lo chiamiamo frangia cromatica. È l'effetto del una stanza completamente bianca. Se io introduco una sedia rossa, mi si sporca l'occhio, sporca di rosso anche fuori dalla sedia. Vale anche per il contrario. In una stanza completamente rossa, una sedia bianca, percepisco la sedia che va a sporcare un po' l'ambiente, o l'ambiente, cioè il rosso che è dominante, che mi sporca un po' la sedia, che anziché bianca sul bordo. È un difetto di percezione in qualche modo, fisico, che possiamo replicare con il controllo della sky dome, della cupola celeste. Quindi anche qui io ho un vettore di comunicazione, una direzione di comunicazione che vedrete è molto più profondo di quanto non si pensi. Quindi intanto è una direzione di comunicazione, ma è anche una scomposizione degli elementi. Per cui imparo a illuminare perché divido le sorgenti luminose, perché divido il sole dal cielo e poi li inserisco uno alla volta modulandoli. Quindi tutta la grafica 3D che è complessa diventa semplicissima quando voi la suddividete in sottoparti più semplici. E se non mi basta illuminare con un'area light, uno spot che sapete bene perché ha fatto Max, un po' di 3D, sono delle sorgenti fittizie campate in aria che non esistono in realtà. Nella realtà esiste solo una sorgente campata in aria, che è il sole. Tutte le altre sono schermate, per cui anche se devo replicare l'effetto di questo faretto, non lo posso fare se non modello anche la parte che c'è dietro, cioè la schermatura, perché la produzione della luce artificiale è data anche dai materiali che ci sono nell'intorno. E posso arrivare a un grado di precisione, lo vedremo adesso progressivamente, in cui replico la luce del LED, in cui modello il filamento di tungsteno e ho esattamente il comportamento del tungsteno. Cioè, dove posso specificare anche il materiale tungsteno o il vetro che c'è fuori, o il gas che sta dentro. Quindi la precisione lo si fa negli studi di design quando Guzzini o grandi nomi di chi è ingegnere delle luci, ma pensate anche ai fari di un'automobile, devono replicare con esattezza il comportamento di quel materiale. Ok? Quindi si può fare anche a livello di ricerca e sviluppo. Siccome devo coprire una superficie di LED che devono vedersi in un certo modo, cosa succede alle 4 del pomeriggio, latitudine Milano, quando è tutto acceso? E cosa succede la notte? E così via. Vi farò vedere un caso di lavoro perché questo ci è stato richiesto proprio per un palazzo della UB Bank per l'Expo di Milano, dove le società hanno richiesto di certificare, quindi vogliono prima di investire in milioni di euro, ovviamente, che chi fa la resa 3D gli dica: attenzione, stai vedendo esattamente quello che succede nella realtà con un errore di un X%, quindi quantificabile. Per cui l'illuminazione non è solamente una cosa, diciamo, di as un aspetto di sensibilità e di replica più o meno senza controlli numerici, può essere anche molto molto precisa, dove dovete certificare che è esattamente quello che avrete nella realtà quando viene utilizzata per illuminare una vetrina, un palazzo o un circuito di Formula 1, ad esempio. E siccome lo devo, o un monumento. Lo si è fatto per Roma, ma lo si fa per molti monumenti sparsi per l'Italia e per il mondo. Adesso si utilizza molto la luce dal basso, no? Per dare drammaticità, o comunque sia per slanciare questo tipo di cose. Lo si coniuga con il risparmio energetico del LED a bassissimo consumo, alla luce fredda, quindi il fatto che non si riscaldano i supporti, però poi voglio vedere l'effetto sul monumento. Cosa mi succede all'interno di questo? Quindi la grafica 3D viene utilizzata anche per fare queste simulazioni. Ok? Allora, è talmente complessa che possiamo replicare qualunque tipo di comportamento fisico. Quindi lo possiamo anche estremizzare, diciamo, renderlo un pochino più comunicativo. In quest'altro caso, invece, si utilizzano luci cosiddette YES. È un parametro matematico. Quindi è un po'. Questo qui è una scorciatoia e contraddice alcune cose che vi ho detto. Per cui, se io ho una sorgente di luce e metto proprio lo YES è un'equazione,
La luce legge un'equazione che viene data dal costruttore. Ma sapete cosa succede? Che questa fiammata che voi vedete viene prodotta dal software 3D senza modellare il faretto. Quindi, se io mi avvalgo di luci YES, e MentorRay, V-Ray, tutti i motori possono fare questo tipo di cose, e siccome tutti i produttori di luci, compreso Guzzini, vi danno questa equazione che è liberamente scaricabile, posso velocemente replicare l'effetto della luce, ad esempio, su una parete senza modellare la lampada. Quindi questa è una validissima scorciatoia perché ci serve, ad esempio, nei progetti, ci è capitato per il Palazzo delle Assicurazioni di Piazza Venezia, una compagnia di assicurazioni nota, italiana, ovviamente, Generali. Che lo so che è paradossale, forse neanche sapevate l'esistenza, ha dei reperti romani e etruschi attaccati dentro la tromba delle scale nell'intonaco. Lo so, ce ne abbiamo talmente tanti che non sappiamo più dove metterli. Qualche architetto poco illuminato ha fatto sto obbrobrio di cose e non si sa neanche come recuperarli. L'unica cosa che hanno fatto è metterci dei vetri davanti per impedire che è un palazzo privato, quindi entrano ovviamente solo quelli della società, però per impedire che anche solo toccando si rovinassero, c'è un sarcofago etrusco all'entrata, tra l'altro. E quindi è stata rifatta l'illuminazione e ci hanno chiesto di vedere come certe lampade di alcune marche potevano illuminare questo androne enorme, queste scale, con anche i reperti e con anche i vetri. Quindi cosa succede? Che l'architetto ci dà già il tipo di lampada, noi andiamo sul sito del produttore, vediamo il tipo di lampada, ci dice anche la sigla, quindi sappiamo anche se ha luce fredda, luce bianca, se è gialla, verde o d'altro, e questa equazione messa su una sorgente, una spotlight attaccata al muro, ci dà, se abbiamo lavorato in scala, esattamente quello che succede nella realtà. Quindi il 3D può anche diventare verifica e simulazione, che è il 3D più alto e più complesso in assoluto, ovviamente, e che quindi diventa un po' meno quanto mi piace graficamente il rendering e diventa un po' più simulazione fisica. Ok? Fate voi quanti tipi di luci ce ne sono. Tutti i produttori italiani ed esteri vi danno i filmati YES di qualunque lampada inventano. Per cui ho questa velocissima scorciatoia per illuminare un set. Per cui se volessi rifare queste lampade, anche senza sapere chi le ha prodotte o d'altro, magari dalla targhetta o dalle sigle, potrei risalire al costruttore, da lì andare sul sito internet, prendermi il modello, vedere la luce YES e in un attimo avere il suo comportamento senza quasi modellare nulla. Ok. Poi c'è una sensibilità fotografica, perché il rendering, cos'è il rendering? Il rendering sono, voi avete impostato un po' di robetta e il computer esegue la magia di restituirvi queste immagini. Sono calcoli, milioni se non miliardi di calcoli fisici, matematici, che il processore e a volte con l'aiuto della scheda video fanno. Per cui la potenza dell'hardware diventa centrale per fare e anche diciamo certi accorgimenti e sapere come ottimizzare le scene. Perché dal tipo di macchine e anche dell'ottimizzazione potete fare dei lavori o non farli. Per cui si può passare da 6 secondi di rendering a 6 giorni per un'immagine. Allora, al di là di tutto, è un problema relativamente facile da risolvere se avete tanti soldini, perché moltiplicate le macchine. E siccome Pixar, DreamWorks, queste grandi società, Weta, non hanno problemi di soldi, ovviamente hanno 4.000 processori. Non, si perde anche il significato di computer come siete abituati a pensarlo, ma anche come rack, se magari avete mai visto delle schede. Sono delle enormi stanze, a volte di diverse decine, a volte anche di qualche centinaio di metri quadri, stracolmi di processori di RAM, tenuti e refrigerati, quindi senza presenza umana, che per intervenire potrebbe disturbare quello che succede all'interno, cioè la temperatura. Quindi 4.000, ma a volte anche più processori, vengono utilizzati contemporaneamente a eseguire dei calcoli e vengono monitorati dall'esterno. Queste enormi batterie si chiamano render farm, cioè delle fabbriche di rendering, di calcolo. La cosa interessante, ve lo faccio vedere anche questo lunedì, un sacco di cose lunedì e martedì,
è che io posso agire su questi 4.000 processori in remoto, cioè a distanza. Per cui lunedì e martedì vi farò vedere che voi modellate dentro un browser e in tempo reale renderizzate, senza aspettare niente. Perché da un'altra parte mi stanno dando 4.000 processori che mi renderizzano in tempo reale. Quindi dentro Chrome, dentro Explorer, vi girate il vostro bel modello HDR e il rendering è immediato. Cioè il calcolo non viene fatto qui, ma in remoto. Si compra questa potenza, se non posso permettermi qualche decina di milioni di euro di calcolo, e costa moltissimo, persino 30-40 euro al mese, per cui è molto conveniente, perché lo utilizzo in un range spesso molto ridotto, per cui a seconda di quanto pago, di questi 4.000 o a volte 40.000 processori, me ne vengono assegnati con una priorità diversa 1.000, 2.000 o anche più. Per cui esistono anche la possibilità di affittare questa potenza di calcolo, e la si fa perché normalmente è un business e si sta diffondendo sempre di più. Ovviamente anche qui c'entrano le vostre scelte iniziali. Quindi ci sono moltissimi render farm per V-Ray, alcuni anche per Mental Ray, ma alcuni motori di calcolo ovviamente non vengono supportati da render farm, perché il proprietario della render farm, se ha 4.000 processori, deve comprare 4.000 licenze di quel motore, quindi c'è un costo anche di software, per quanto ci sono degli sconti quantità, che deve essere portato avanti. Allora, la cosa interessante che vedete è che questa potenza di calcolo e questo tipo di illuminazione la si fa solitamente in maniera altamente produttiva in nude look, cioè senza i materiali, con tutta la scena che non ha neanche riflessi o trasparenze, quindi anche i vetri non ci sono. In realtà viene utilizzato anche, si chiama nude perché è nudo, non c'è nulla, anche gli alberi in qualche modo, ma non è bianco. Quindi c'è un RGB di colore, voi sapete che la scala RGB va da 0 a 254, quindi un massimo di 255. Per cui solitamente si tende a dare una colorazione intorno a 180, 180, 180 su tutti i canali, o 200, questo range. E uno potrebbe dire, sì, perché non tutto 254, cioè bianchissimo? Perché se io mettessi tutto bianchissimo non potrei vedere la luce massimale. Quindi i materiali li metto un po' più grigiastri, in maniera da vedere anche dove cade ombra, penombra e le luci di massime, cioè le highlight o le alte luci, come cosiddette. Per cui si inizia a fare illuminazione in questo modo e impieghiamo varie settimane per far capire che finché questa componente non è superata e lavorativamente un supervisore non ve lo approva, non potete mettere materiali, perché non ha senso. Nessun materiale. Anzi, si complica la cosa, perché il materiale mi coprirebbe ombre e penombre. Lo percepirei, ma in maniera subliminale e completamente errata. Per cui ho bisogno anche qui di dividere l'oggetto dai materiali. Per cui cerco di illuminare, dando, abbiamo detto, l'atmosfera. E poi, visto che parliamo di 3D, come faccio a distinguere se un set è illuminato bene o è illuminato male? Che cosa, secondo voi, vado a cercare per dire e per insegnare anche a uno studente a capire che l'illuminazione è fatta bene o male? Al di là che, insomma, se è pomeriggio o sera, devo dare l'impressione dell'ambiente, dell'orario. Cosa c'è, secondo voi, che dicono che questo... Ad esempio, la sovraesposizione, però... Allora, questo è il nostro studente, anche molto bravo, che ha iniziato presentando un nude look di questo genere e che gli abbiamo completamente cassato. Poi ha capito come funziona e ha presentato questo. È lo stesso modello, con le stesse texture, diciamo, il displacement, quindi l'aspetto dettagliato. Riuscite a capire che è lo stesso modello? Vi sembra lo stesso modello da quello che vedete? Eppure è esattamente la stessa inquadratura con lo stesso modello, non è stato cambiato una virgola, è stata cambiata l'illuminazione. Qui non ha capito, no, il sole c'è in tutti e due, qui non ha capito e succede delle cose, comunque ditemelo voi secondo un esame empirico, quello che vi dice la vista, perché questo dovrebbe essere sbagliato e questo esatto? Non vi ho detto che alle 4 di pomeriggio non c'è l'ambiente...
c'è un maggiore contrasto. Se metto un sacco di luce è corretta anche questa con le ombre, sono comunque dei favetti virtuali, ma è tutto corretto dal punto di vista fisico. Però questo è come se lo avesse fatto una persona che non sa illuminare, che usa il 3D mettendo delle cose ma non sa illuminare, usa solamente gli spot, e qui comincia a capire di fotografia e di robe varie. Quindi c'è il sole in tutte e due e c'è un sacco di altra roba. Questo mentre nell'altro praticamente sembra più di quasi. E ci siamo vicini. La profondità è uno degli aspetti, ma ancora lo dovrei definire meglio. Perché questo no e questo sì? Perché qui è metà in luce e metà in ombra anche. Quell'altro, diciamo, l'80% in luce, quindi poche ombre causano poca profondità. Ok, stai dicendo... La misticità dei dettagli. Anche? Ok, tu aspetti della stessa cosa? Quindi? Quindi? Ragazzi, stiamo facendo 3D. Quindi? Ma avete detto che questo è piatto, quindi? È difficile trovare in natura una luce diretta. L'intensità delle luci è regolata? E la posizione? Ci siamo, ma sono sempre aspetti della stessa cosa. Perché dovrei dire che questo è più gradevole, riesce meglio, è più realistico? Cosa mi dà piuttosto rispetto a questa cosa? La luce piatta l'avete detto, ma è un aspetto. C'è anche un po' di ambient occlusion. Assolutamente sì. Sì, però io devo vedo un lavoro elaborato e devo bocciare questo e promuovere questo e far capire anche a chi lo ha fatto perché questo è sbagliato o no. Quindi in una parola solamente, ricordo che stiamo facendo 3D, quindi è più piacevole alla vista, è più vivo, è più 3D, o più realistico, ok, ci siamo praticamente, e più c'è più volume, esce fuori. Perfetto, c'è la dimensione, proprio il 3D di cui facciamo in qualche modo. Quindi avete detto tutti aspetti della stessa componente. Intanto lo percepite, mi fa piacere che questo tipo di cose comunque vi arriva. Lasciate stare che qui è stato messo anche il sole basso, quindi c'è anche una frangia cromatica sull'arancione, quindi c'è anche un mood, un'atmosfera diversa. Però questo è piatto e in qualche maniera mi toglie i dettagli o me li annulla e questo me li esalta. Li apprezzo in qualche maniera. Quindi la discriminante è quanto volume ci vedo. Tanto più l'oggetto esce fuori volumetricamente, tanto più è realistico e quindi gradevole, avrei detto degli aspetti e degli aggettivi che lo identificavano, e quindi più funzionale. Vi è chiaro questo tipo di concetto? Allora adesso, se non avete domande, ve ne faccio un altro del famoso vettore. Allora, in realtà... Se avete fatto studi più o meno classici o scientifici, sapete cos'è un vettore? Vettore. Come lo rappresentiamo un vettore? Come una freccia. Esattamente. E chi sa un po' più di matematica sa anche che esiste un calcolo vettoriale. Tra l'altro alla base del 3D ci sono proprio i vettori, il calcolo vettoriale, la matematica del render è di questo tipo. Ma senza entrare in questo dettaglio, in realtà... Noi utilizziamo il vettore, per inciso c'è perfino una serie di libri di Stephen King, quella della serie del cowboy che ha scritto in 20 anni e che è una roba di 4-5 mila pagine, dove c'è addirittura il vettore come entità religiosa, una direzione delle nuvole che davano un luogo. In realtà il vettore è la direzione di un cambiamento, per cui quando facciamo grafica 3D, noi inconsciamente... non dico che serviamo il vettore come diceva Stephen King, se noi entriamo nella religione o nella credenza, ma rimaniamo nella parte matematica, introduciamo vettori intesi come direzione o cambiamento di cosa viene dopo, scegliete voi, adesso ne vedremo diversi. È vettore il fatto che ho l'ombra che è penombra, massima, minima, come anche la luce. Quindi il vettore è un passaggio di informazione. Badate bene che questo passaggio, ad esempio il vettore illuminotecnico, vale sul bordo, quindi da sinistra verso destra. Ma siccome avete detto giustamente che qui c'è il sole, vale da questo angolo a questo angolo. Quindi in realtà, guardate anche sul bordo del San Pietrino come l'ombra è proiettata. E guardatevi anche che qui il muro è più o meno, diciamo, lavorato e poi piano piano è più...
usurato in questa parte, quindi c'è un vettore anche dal basso verso l'alto con una linea dritta, poi ce n'è un altro sulla luce, quella del sole, da sinistra verso destra, poi c'è questa del, abbiamo detto, del cambiamento intorno alla fontana, ce ne sono anche altri qui sul liquido e così via. In realtà questi cambiamenti vettoriali intesi come direzioni, come frecce, si contrappongono al disordine, al modo browniano, ai vettori che non hanno direzione né capo né coda. Ok, né capo né coda, come i modi browniani, sono il caos. E quando voi non seguite un progetto, e quando voi non siete strutturati, e quando voi non capite che cosa viene prima e viene dopo, a livello di comunicazione il seguire i vettori ci assicura la complessità della comunicazione. Quindi inizialmente lo insegniamo a percepirlo e a inserirlo, dopo diventa automatico, è un vettore anche quando voi mettete dettagli di modellazione, quando li cambiate lungo un percorso e così via. Questo di seguire il vettore come entità astratta che diventa cambiamento da un punto all'altro ce lo ritroviamo dappertutto. Ed è una delle regole basilari che dicono che questo è meglio di quest'altro quando lo analizzo da un punto di vista più strutturato, ok? Quindi questo è carente perché sono piccoli vettori o assenti in alcune parti. Per cui in realtà poi alla fine, siccome il vettore inteso come freccia, anche la sua lunghezza stabilisce quanto è valido, in questo caso quei pochi che ci sono anche minimi, corti, mentre i vettori tendono a essere validi quando sono entità il più lungo e progressivo possibile, dove il cambiamento avviene da un minimo a un massimo. C'è vettore nella frangia cromatica, c'è vettore quando fate il layout, che immettiate o meno un spazio con degli equilibri, state introducendo dei vettori. King l'ha percepito in un altro modo, diciamo così, ma insomma dà una linea alla storia, alla narrazione, ma allora, c'è un vettore anche qua, e quindi anche la comunicazione è come funziona il 3D, è fatto da vettori interni su questo tipo di sezioni e anche in questo, cioè il fatto che voi partite dal progetto, ok, chiamiamo addirittura Bibbia, preproduzione, produzione, post-produzione. C'è un vettore che parte dall'idea, dalla sorgente e prosegue. Tutta la comunicazione, lo scibile umano, può essere scomposto in vettori. Ed è un accorgimento, una modalità che ci fa misurare del perché una cosa è migliore o peggiore dell'altra in ambito comunicativo, in ambito di cosa sta arrivando, in ambito di che cosa è inserito all'interno di una scena. Allora, se voi lo pensate, anche questi sono dei vettori, anche se le freccine qui non vi sono indicate, sto parlando di dipartimenti in comunicazione, quindi sono tante freccine all'interno di ogni singolo dipartimento, e poi sono delle frecce un po' più grandi che vanno dall'inizio alla fine. Queste sequenze vanno seguite, vanno servite, noi diciamo in gergo, se non vogliamo avere il caos nella produzione. E la luce, addirittura è una prima fase biblica, quella del Fiat Lux, stabilisce le direzioni di visualizzazione. Quindi se ho una soffitta, come in questo caso, se devo dare un'ambientazione, un modo di vederla in nude look, c'è lì una forte sorgente, quindi una luce, un vettore che è molto potente sul fondale e mano a mano degrada verso l'osservatore. Solitamente avviene il contrario, ma non ha importanza in che direzione inseriamo questo tipo di vettori. La cosa importante è che ci sia, e che sia tanto più potente, avanzato, quante più sfumature vedo. Quindi quello che abbiamo detto prima nella volumetria è la ricerca delle sfumature. Tante più sfumature, cambiamenti ho dal passaggio minimo o massimo della luce, tanto più questo vettore è utile. È una direzione, ma anche un connotato di cambiamento. E quando avviene questo, avete il volume, cioè il 3D che esce dallo schermo. Quindi alla base, c'è l'instaurarsi di queste condizioni.
La luce notturna, questi si chiamano segnapassi in gergo, no? Gli architetti li utilizzano per far vedere gli scalini, per accendere il minimo, non so, la notte quando ci si alza per prendere un bicchiere d'acqua. Guardate cosa succede quando viene moltiplicato dai vetri, dalle luci nell'intorno, ovviamente. Quindi vi farò vedere anche della possibilità in tempo reale di accendere e spegnere le luci o di cambiare l'intensità senza ripetere il calcolo, quindi di modulare questi vettori, ok? Ma ci si può divertire in vario modo, ovviamente, sul faro come ne volete, e soprattutto all'interno della geometria, guardate cosa è possibile fare. Possiamo rendere invisibile una parete senza che l'eliminazione di questa parete influisca sull'inserimento della luce. Quindi la parete, le due che vedete qui davanti, sono state tolte, ma in realtà il sole continua a considerarle come presenti. Quindi sono state tolte solamente per esaminarle, in qualche modo. Abbiamo una montagna di artifici per fare della buona illuminazione, e una delle più potenti addirittura è quella di mettere una telecamera al posto delle luci, cioè inquadrare come se fossimo una luce. In questo modo, quando il computer fa questa operazione, se io come telecamera sono una lampadina, ruotando la mia vista, quello che vedo illumino. Quindi è un artificio utilissimo che ormai tutti i pacchetti 3D vi consentono di fare, cioè sostituirvi a ogni singola sorgente luminosa e poi vedere come questa agisce. Qui c'è anche la frangia cromatica, quindi il rimbalzo della luce sulla struttura, e per farvi capire ancora di più sono state portate all'interno delle geometrie. Come vedete è una cattiva geometria perché i bordi sono tutti quanti netti, nitidi, senza smut, senza arrotondamento del bordo. Ma questa cosa la si fa in una prima istanza e senza cambiare il modello lo posso aggiungere secondariamente. Tenete conto che si è arrivato a un grado talmente elevato che c'è un materiale che vi fa gli smussi. Quindi non è un oggetto che cambia, ma addirittura un materiale che aggiunge sulla geometria in fase di rendering. Comodissimo, perché non ci appesantisce la scena e ci consente di aggiungere questo. Nelle console per videogame questo spesso lo fanno i chip grafici. Quindi avviene durante il calcolo in tempo reale quello di smuttare, di arrotondare o di migliorare la visualizzazione. Allora, ops. Ok, e quindi in architettura, ad esempio sugli interni, illuminiamo senza i mobili. Quindi non è il nude look, non vale neanche da subito con tutti quanti gli arredi. Ho bisogno delle frange cromatiche e se metto anche i mobili mi si sporca la scena. Tra l'altro qui è subliminale. Ma una cosa che si impara a fare in illuminazione, dove questa cosa del vettore è particolarmente presente, è che non si mettono mai luci parallele al soggetto. Quindi, quando utilizzate area light o spot, dategli sempre dei piccoli angoli, a volte anche su tre assi, non per forza su uno solo. Questa cosa, accompagnata dalla caduta della luce, in gergo si chiama fall off, cioè il decadimento, che c'è sempre nelle luci artificiali, c'è anche quella naturale, anche se è molto grande, ma insomma è molto piccola sull'esterno, ma sulle luci artificiali è molto grandi, è l'inverso del quadrato. Quindi la luce decade molto velocemente rispetto alla sorgente, ovviamente dipende da alcuni parametri, la scala piuttosto che l'intensità, però non è uguale dappertutto. Quindi se già il pannello che io metto gli do degli orientamenti nello spazio, faccio in modo che la caduta, la fiammata, non sia perfettamente allineata o geometrica. Ancora, i pannelli non solo li giro, ma non li duplico, li faccio tutti quanti diversi. Ancora, cosa percepite? Non solo c'è il sole da qui sull'esterno, ma vi sembra che queste due luci o le luci che sono all'interno hanno lo stesso colore? Esattamente. E uno degli accorgimenti migliori per fare da subito un set che funziona è mettere due pannelli laterali, di cui una leggermente giallognola e l'altra leggermente azzurra. Solitamente sto replicando la luce artificiale o il sole che gioca con la cupola celeste, ma già il fatto che voi mettete due vettori separati, fate in modo che la luce cada in maniera diversa e abbia dei cromatismi diversi, mi danno volume. Ok? E quindi
nella scena, ad esempio, in termini architettonici, faccio un nude look addirittura togliendo mobili e suppellettili. È inutile che vado a crocifiggermi sui mobili o sui materiali. E c'è anche un motivo logico per questo. Un'altra delle regole della suddivisione della complessità è che è inutile che mi sfascio mi ammazzo di fatica su cose piccole quando non ho risolto le cose grandi. Quindi c'è una sorta di algoritmo top-down che va dalle cose più complesse, comunque le cose generali, e poi piano piano ad affinare. Allora, qui è un esempio pratico. Per quanti mobili voi possiate mettere qui, una camera da letto, quindi un letto, dei comodini, un lampadario, delle robe, sono delle sottoparti della scena. Immaginate qualunque tipo di mobile e riempitelo come volete voi, è sempre una sottoparte. Quindi vale la pena vedere prima cosa succede nella stanza vuota, che è quella che la include e che è la componente generale. E poi, man mano che inserisco il resto, i mobili o quello che vado a inserire prenderanno la parte che gli compete di questo volume. Quindi non ha senso inserire subito quello che mi serve degli interni. Mi disperde l'osservazione, in qualche modo, e mi fa concentrare su un falso problema. Il problema è di tipo generale. La stanza deve riuscire generalmente, quindi l'analizzo senza l'inserimento anche dei mobili. A maggior ragione niente materiali, a maggior ragione niente texture. Ok? Bene, finché non sono soddisfatto del mood, di quello che arriva da questo, non vado oltre. Anche perché, tra l'altro, concentrarmi sui materiali mi distoglie dalla parte generale. Io percepirò prima tutto la stanza come un insieme. Quindi non occorre andare a vedere se il legno è fatto bello, lucido, si vedono le venature o meno. Tra l'altro non so neanche la scala di inquadratura e quanto mi avvicinerò. Intanto mi preoccupo del generale. Ho già portato a casa l'80% dell'illuminazione della scena. E questo è tantissimo produttivamente. E ci mettiamo tanto per risolvere questo tipo di cose, produttivamente dai 4 agli 8 minuti. Per cui, se inseriamo materiali o inseriamo altre cose, stiamo giorni a vedere perché le cose non funzionano, ma neanche lo comprendiamo. La mente umana non è fatta per concentrarsi subito sui dettagli, e comunque è didatticamente e lavorativamente sbagliato. Per cui tutti i metodi partono dalla suddivisione della complessità, ma partono anche dal risolvere il generale, quindi partire dal generale e andare sul particolare, sempre, mentre modellate, mentre texturizzate, mentre illuminate, servendo il vettore. Utilizziamo questo tipo di espressione. In un layout di questo genere, qui dico anche già le texture inserite, l'illuminazione è ben fatta, ma siccome la luce, siccome i materiali me la confondono, la percepisco a livello subliminale. È vero che c'è un gradiente, che ci sono ombre lunghe, che ci sono delle variazioni, che tutti i modelli sono smussati con i bordi, non si vedono bordi netti in questo modo. Tanto più è anche una casa vecchia, a maggior ragione non hanno pilastri in cemento o armature o scossoline di robe moderne. A maggior ragione sono più primitive. Forse qui l'errore è fare questi scalini perfettamente allineati. Immagino che saranno stati calpestati migliaia di volte e non mi posso aspettare che la pietra, che qui sia tutto in decadenza e qui sia piatto. Vedete come stride questo dettaglio? Stride tanto più perché è centrale sull'immagine. Quindi c'è anche un vettore su come si guarda un'immagine, anche su come percepite o vedete le cose in TV. Le cose importanti passano per il centro. Quindi tutto quello che sta al centro è quello che guardo all'inizio, che continuo a guardare. È come siamo fatti noi, è la visione centrale e periferica del predatore. Siccome veniamo da un passato di predatori, e in parte lo siamo ancora, vedi guerre, la nostra visione rimane sempre e comunque quella del predatore. Il predatore è centrato su quello che vede, i due occhi anteriori ci servono a questo, e quello che sta in periferia non lo percepiamo, a meno che non ci sia, o lo percepiamo di meno ovviamente, a meno che non ci sia un movimento. Quindi abbiamo degli occhi adattati al cambiamento, al movimento, ma soprattutto che guardano con un vettore dal centro verso la periferia.
Quindi c'è un vettore anche nella visualizzazione. C'è un vettore anche quando incontrate una persona, dove guardate per prima gli occhi, immediatamente, automatico. È il vostro cervello che fa questo e ci va subito, anche se dura un millesimo di secondo. Per cui è come il nostro cervello percepisce, e lì è sapere un po' di hardware. Se sappiamo come il nostro occhio e il cervello percepisce, lo possiamo anche, insomma, capire delle regole, delle modalità. Quindi abbiamo dei vettori dal basso verso l'alto nella vegetazione, quindi la vegetazione è un pochino più verde al centro e un po' di meno in periferia. Quindi quando inserirò delle texture non mi vado a preoccupare solamente che ogni singola foglia riceve la luce in un certo modo, ma per chi sa un po' di 3D vado a mettere una mappa globale che mi cambia la traslucenza, la chioma di un albero ad esempio. Quindi questa cosa del vettore è in realtà uno dei veri e grandi segreti di Pulcinella, ovviamente, perché anche quando non lo percepite o non lo vedete, lo servite. Per cui quando vedete una bella immagine è perché si incrociano questo tipo vari vettori a vario livello.